Grande Fratello VIP 2022-2023 25 ottobre 2022 1:24 GF VIP, Nikita, sono scappata da casa, mi ha recuperata la polizia, poi si commuove per la famiglia. Nikita Pelison ha raccontato la sua storia nella puntata del Grande Fratello VIP del 24 ottobre, cresciuta in una famiglia di testimoni di Geova, a 16 anni è scappata di casa e ha preparato tutto per togliersi la vita. Ha poi incontrato la sorella Jessica e il fratello Raffaele. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello VIP 2022-2023. Attiva gli aggiornamenti anche Nikita Pelison. Nella puntata del 24 ottobre del Grande Fratello VIP, ha raccontato la sua storia personale. Nelle scorse settimane la modella aveva detto di aver sofferto di depressione e pensato di togliersi la vita quando aveva 16 anni. Questa sera la modella, 28 anni, ha parlato della sua famiglia e ha ricevuto la sorpresa della sorella Jessica e del fratello Raffaele. La storia familiare di Nikita Pelison in Mystery Room, in collegamento con Alfonso Signorini, Nikita ha ripercorso la sua infanzia e la sua difficile adolescenza. È cresciuta in una famiglia in cui i genitori, testimoni di Geova, erano molto religiosi. Il pensiero del suicidio e la fuga da casa a 16 anni, poi qualcosa è cambiato. Nikita è scappata di casa perché la famiglia aveva già programmato per lei un matrimonio combinato con un ragazzo della stessa religione. La polizia poco dopo la riportò a casa, ma i genitori da quel momento non vollero più saperne niente di lei e non la mantennero più. Sempre nello stesso anno, prima della fuga da casa, Nikita ha pensato di togliersi la vita perché stufa del contesto familiare in cui si trovava, tanto da aver già preparato tutto. Con la maggiore età, la GFina ha iniziato a inseguire il sogno di diventare modella. Sogno che però la famiglia non ha mai assecondato. Mia mamma mi ha detto, se continui così sappi che sei fuori. Così mi feci la valigia e me ne andai, stetti seduta sul marciapiede non sapendo dove andare. Ho pianto per 4 ore e poi ho guardato il cielo dicendo, almeno sei libera. L'incontro con la sorella e il fratello Nikita Pelison ha poi ricevuto una sorpresa da parte della sorella maggiore Jessica e del fratello Raffaele, di 2 anni più grande. Siamo una famiglia, nessuno viene lasciato solo. Abbiamo deciso di venire a salutarti, ha detto la sorella. E ha poi aggiunto, so che hai sofferto quando me ne sono andata di casa senza girarmi, poi hai capito le motivazioni. Scusa se non ho pensato un po' anche a te. Poi ha preso la parola il fratello della concorrente, che l'ha rassicurata e invitata a continuare così. Era una situazione difficile per tutti, dovevamo fuggire, ma ci ha fatto crescere tanto come persone. Hai fatto dei passi da giganti, uragano si addice a te. Nikita ha poi scoperto, grazie al fratello e alla sorella, che anche i genitori stanno seguendo il suo percorso nella casa.